Andrea Piazzolla, ex factotum di Gina Lollobrigida, è stato protagonista di un'intervista a Domenica In. L'ospitata ha provocato un gran baccano sui social, con molti telespettatori che hanno criticato ferocemente l'impostazione data alla chiacchierata, tanti anche coloro che hanno trovato fuori luogo la presenza del giovane che, come è noto, è stato vicinissimo alla diva negli ultimi anni della sua vita. Piazzolla, nel corso dell'intervista, ha anche lanciato siluri contro la magistratura, con Mara Venier che lo ha invitato a prendersi tutte le responsabilità delle sue esternazioni e ricordando che per aver parlato di alcune delle vicende della Lollobrigida lei stessa si è beccata in passato una denuncia. Piazzolla ha esordito parlando del difficile rapporto tra Gina Lollobrigida e suo figlio Milko. Purtroppo loro non devono avere avuto un rapporto facile. Milko non aveva la mamma tutta per lui. Essendo Gina così famosa, questo deve avergli causato problemi. Gina era una donna molto forte. Dava il massimo e voleva il massimo. Non sono riusciti mai a prendersi. Prima ancora che arrivassi io, Piazzolla ha incontrato l'attrice per la prima volta nel 2009. Dal 2012 ha iniziato a frequentarla sempre più assiduamente. Nel 2013 è poi iniziato quello che Piazzolla definisce un incubo. Il giovane ha anche lanciato delle pesanti bordate al nel 2013 l'incubo, la scoperta del matrimonio per procura con Rigau. Milko non si è mai chiarito con la madre e si è schierato con Rigau. Poi ci sono state una serie di cause. Una follia. La cosa più grave è che c'è una parte della giustizia per bene. Ma un'altra parte che fa acqua da tutte. Thank you.